Il barattolo crea cose. E poi quando si sta in questi posti si diventa riflessivi e si studia più volentieri. Anche voi dovreste pensare a comprarvi una casa su un'isoletta. Vuoi prenderci in giro? Per noi è impossibile. Sì, forse non siete abbastanza ricchi. Ma vorrei comunque darvi un'idea di com'è una vera vacanza ai tropici. Se venite a casa mia vi mostrerò i filmini che ho girato. Vi va di fare un salto adesso? Beh, veramente avrei da fare. Io devo tornare a casa a fare i compiti. E tu vieni, Gian. Cosa? Parli con me? Ecco, io non lo so. Mentre guardiamo i filmini ti offro da mangiare e da bere a volontà. Davvero? Sul serio? Va bene, mi hai convinto. Ok, andiamo. Forza, non perdiamo tempo. Suneo passa il suo tempo a vantarsi di quello che ha e mi fa venire un'invidia pazzesca. Invidiare Suneo nuoce solo a te stesso e poi lui lo fa apposta. Perché non finisci i compiti prima che gli operai comincino i lavori? Altrimenti dopo, col chiasso che faranno, non combinerai niente. Hanno iniziato! Scusa, Nobita? Sì, che cosa c'è? Vorrei riciclare tutti i tuoi giornalini vecchi. È inutile lasciarli in giro, ti pare? Mamma, che cosa vuoi fare con i miei giornalini? Te l'ho appena detto, voglio riciclarli. Non lo sai che la carta delle riviste è un ottimo materiale da riciclo? Ma no! Aspetta un attimo, mamma, quei fumetti non sono da buttare! Buttarli, ho letto quei giornalini soltanto 3 volte. Beh, 3 volte mi pare sufficiente. E poi è colpa tua. Avresti dovuto riporli in libreria e non lasciarli per terra. Pensando che non ti servissero più, la mamma ha deciso di usarli per una buona causa. Su, ora mettiti a fare i compiti prima che riprendano i lavori. Ah, come faccio a studiare con questo rumore? Stavolta hai ragione. Che cos'è questo ciuschi? È l'aspira rumori, risucchia al suo interno ogni suono che rileva. Con questo possiamo aspirare tutti i rumori che giungono in questa stanza. Wow, senti che silenzio! Già, finalmente puoi concentrarti sui compiti. E va bene, riprendiamo. Ora è tutto così calmo che mi viene sonno. Oh, il chiasso no, il silenzio nemmeno. Insomma, che cosa vorresti? Vorrei studiare nel cuore della natura come ha fatto Suneo quando era in vacanza su quell'isola. Beh, allora dovremmo usare questi. Il barattolo crea cose e il cambia panorama. Scusa, ma a che cosa serve quel barattolo? Con queste piccole palline contenute nel barattolo puoi creare quello che vuoi. Per esempio, dei pesci tropicali. Guarda e voilà! Wow, le palline si sono trasformate in pesci! E ora utilizziamo quest'altro ciuschi per proiettare un'immagine dell'oceano. Fantastico! La mia camera è diventata un mare tropicale! Adesso non puoi più lamentarti del panorama, mi pare. Perciò basta con le scuse e ricomincio a fare i compiti. Però mancherebbe una cosa. Ecco, vorrei invitare qui Shizuka per farle vedere questo ambiente favoloso. So che le piacerebbe da impazzire. Che ne dici? Va bene, allora ti butto in acqua altri pesciolini tropicali. Io intanto vado a chiamarla. Fuori dalla mia stanza c'è un mondo completamente diverso. Ho finito, sì, ho finito! Bravo, Nobita, sei stato velocissimo! Sai com'è? Non volevo far aspettare Shizuka, la nostra ospite! Di' la verità, hai fatto presto perché studiare in questo ambiente è più piacevole! Sì, devo ammettere che è vero! Giusto, ne sono convinto anch'io! Senti, Doraemon, hai qualche altro barattolo simile a quello? Così possiamo giocarci un po'! Sì, ne ho molti altri! Eccoli, guarda! Prima di tutto, però, premiamo il pulsante di raccolta sul fondo del barattolo che abbiamo usato. Quei pesci in libertà avrebbero potuto provocare un disastro. È meglio rimetterli via quando non servono. Ora andiamo al parco a giocare con gli altri barattoli. Su, ragazzi! Fatto!
Quali preferite aprire? Ci sono uccelli, cani e tanti altri animali di ogni genere. A me piacerebbe giocare con dei koala e anche con degli orsetti panda. Io vorrei dei giocattoli tantissimi. Wow, qui c'è scritto animali di tutto il mondo, compresi i koala. Il mio è un kit di costruzioni. Non posso crederci. Guarda che carini, Doraemon. Sì, sono bellissimi. Doraemon? Oh, sono dei banalissimi pezzi da costruzione. Mi sembra strano, forse quelli sono per bambini più piccoli. Ma non dovrebbero essere blocchi da costruzione comuni. Vediamo un po'. Proviamo a metterne uno sull'altro. Così, in teoria, se usi correttamente i pezzi, le tue costruzioni cominceranno a muoversi come nella realtà. Ad esempio, questo trenino dovrebbe partire come un treno vero. Ah sì, davvero? Certo, dai, prova a salire. Ok. Ah, che forte, Shizuka, guarda! Ehi, è stupendo! Yuhuu! Come si diverte, quel trenino è un gioco perfetto per lui. Ehi, Gian, aspetta! I video delle mie vacanze non sono ancora finiti, ne avrei degli altri! Scusa, ma non puoi mangiarti tutta la merenda e poi andartene via così? Mi sono stufato, sono noiosi, non si vede altro che la tua bella faccia! Proprio ora che stavano cominciando a diventare interessanti! Certo, come no! Oh! Che cosa c'è? Oh. Ma... Ci risiamo, Doraemon ha tirato fuori un altro dei suoi strani ciuschi. Ah, Gian, guarda cosa c'è laggiù. Tutto questo deve avere a che fare con quelle scatole. Già. Mi è venuta fame e qui non c'è qualcosa di buono da mangiare. Ah, ecco snack da tutto il mondo. Vieni, Shizuka, facciamo merenda. E vai. No. Oh no! Non dovevate mangiarli. Il contenuto di quei barattoli deve sempre essere rimesso a posto dopo l'uso, capite? Vabbè, pazienza, vuol dire che stavolta vi pago di tasca mia. Mi dispiace tanto, non lo sapevo. Direi di metterli tutti qui. Mi sembra il posto ideale. Depositano qui tutto il materiale da riciclo. Mettiamo via i barattoli prima che spariscano. Oh, Gian, su Neo! Ciao, gente, buona giornata! Ce l'abbiamo fatta! Corri, su Neo, andiamo ad aprirlo a casa mia! Ok, allora apro! Gian, ma che cosa c'è dentro quel barattolo? Non lo so, ma che ti importa? Sarà una sorpresa! Vuoi fare un po' di silenzio? Stavo cercando di riposare. Io non c'entro, è tutta colpa di questi mostri spaziali. Spaziali? Cos'è? Un'altra stupida trovata pubblicitaria? Uscite immediatamente da qui! Avete disturbato il mio pisolino! Via, ciao! Fuori, tutti fuori! Oh no, sarà meglio cercare di catturarli! Che meraviglia! Mi sono appena comprata un abito nuovo! Oh, che strano, una pozzanghera! Quando ha piovuto? Ma... accipicchia, quanto sono carina! Il blu mi dona molto! Sono davvero uno schianto! Oh, che scempio! Ma come hai osato potare in quel modo i miei alberi, brutto mostro? Eccone un altro, non muoverti! Fermo! Vattene via! Che succede qui? Ma certo, qualche incosciente deve aver aperto il barattolo dei mostri spaziali! Chi sarà stato? Credo proprio che siano stati Gian e Suneo. Quando sono andati via sembravano diretti a casa di Gian. Dobbiamo premere il pulsante di raccolta di quel barattolo, presto! Eh?
L'ha buttato con il materiale da riciclare. Naturalmente, tutti dovremmo preoccuparci per il futuro del nostro pianeta. Doraemon, il punto di raccolta è al parco, giusto? Hai ragione, forza, muoviamoci! Ah! Sono un'infinità! Scusa, come faremo a trovare il nostro? Con calma e molta pazienza. Doraemon, aiutaci, ti prego, fa qualcosa!